Buongiorno, come spiegare ai bambini questo momento difficile che stiamo vivendo con questa epidemia di coronavirus? I bambini sono molto spaventati da questa situazione che si è venuta a creare in Italia, ovviamente, perché non hanno gli strumenti cognitivi per capire quanto sia grande il pericolo. Il loro sistema cognitivo è quello di proteggersi e di stare in sicurezza. Quindi, maggiormente in questi giorni, avranno bisogno della presenza rassicurante dei genitori. Non c'è nessun motivo di allarmarli mostrandogli quello che sta avvenendo alla televisione o esporli a delle notizie che non sono in grado di comprendere e che non fanno altro che suscitare delle ansie eccessive che non possono gestire. Lo stesso vale per gli insegnanti a scuola, ovviamente. E è molto importante che fino ai 6-7 anni, e quando il bambino, per esempio in Nord Italia, non può andare a scuola perché c'è un periodo di quarantena che non deve essere spiegato il perché, si spiega semplicemente al bambino che per qualche giorno non andrà a scuola. Dai 7 anni in poi, il bambino è in grado di capire senza spiegoni giganti la situazione, ma deve essere semplicemente informato che purtroppo c'è un'influenza molto forte in giro per il paese e che quindi per sicurezza è meglio stare vicino ai propri genitori, a casa, in serenità, in modo che piano piano questa influenza, diciamo, passi da sola. Un'altra raccomandazione è quella di mostrarsi comunque tranquilli, sereni con i propri figli, e un po' come quando chi ha paura dell'aereo osserva lo sguardo sereno delle hostess anche quando ci sono le turbulenze che non sono pericolose, e immediatamente la persona che regredisce sull'aereo si sente rassicurata. Lo stesso dobbiamo fare con i nostri figli. Per quanto riguarda invece le nostre preoccupazioni da adulti in Italia, non dobbiamo fare altro che seguire le indicazioni che ci dà il sistema sanitario nazionale ed evitare il più possibilmente di leggere notizie incontrollate sui social. Mi ricordo a questo proposito che quando facevo l'università, poco prima dell'esame, quando si andava a fare l'orale all'università, nascevano immediatamente delle voci incontrollate che sono tipicamente umane e non facevano altro che portare a un livello di panico tale che molte persone, anche se preparate, sfuggivano proprio dall'esame orale all'università. Stiamo attenti a non fare la stessa cosa, ma non facciamo neanche l'errore opposto, cioè quello di sottovalutare questo momento di epidemia che c'è nel paese, perché effettivamente non si tratta di un'influenza come le altre, si tratta di una infezione respiratoria abbastanza grave, insomma, 20 volte più letale della semplice influenza. Quindi non va né sottovalutata né sopravvalutata. Dobbiamo continuare la nostra vita di tutti i giorni con delle maggiori accortezze, ma io qui non sono un virologo e penso che già ormai sappiamo tutti quali sono le informazioni che ci vengono dati dagli organi ufficiali. Insomma, lavarsi spesso le mani, evitare luoghi di ritrovo con molte persone perché è più facile che ci sia il contagio. E se avete bisogno del mio aiuto, perché ci sono persone particolarmente ipocondriache, ci siamo noi psicologi per poter lavorare anche con delle sedute di tranquillizzazione o comunque di comprensione di quello che sta succedendo, perché l'aspetto psicologico in situazioni come questa è davvero molto importante.